Ed eccoci qui in una nuova serie, o meglio, per voi non è effettivamente una nuova serie, perché è il continuo di una serie che stavo già portando sul mio vecchio canale. E sto parlando di Cornelia Alberghini e le sue sfide di O ti sposi o muori challenge. Per chi non conoscesse Cornelia Alberghini e comunque la sua serie, sul mio vecchio canale avevo fatto la prima stagione di questa fantomatica persona anziana che aveva questa mania di coltivare piante mucche e di prendere tutte le ragazze dei giorni nostri e insegnargli a diventare delle brave mogli. Quelle che fallivano le sfide che c'erano giornalmente venivano date in pasto alla pianta mucca. Questa serie vi è piaciuta tantissimo che alla fine ho deciso di fare una seconda stagione. E che cosa ho fatto in questa seconda stagione? Ho diviso le puntate di Cornelia Alberghini in quattro gruppi. Quindi ci saranno quattro gruppi di personaggi strambi. E soprattutto ci sono sia maschi che donne, perché con l'aggiunta di Agnes, visto che l'hanno aggiunta appunto con il pack di Vita in Campagna, ho detto: aspetta, cavolo, è arrivata la sorella di Cornelia, ovviamente la inserisco nella seconda stagione. E quindi Agnes avrà tipo la scuola per bravi mariti e Cornelia ovviamente sempre la sua scuola per brave mogli. Entrambi rischiano la vita, entrambi i sessi, non c'è differenza. Ma appunto, se l'avete visto sul mio canale, avevo iniziato il primo gruppo dei giovani dentro, però ho avuto problemi a ricaricare alcuni episodi perché un paio si sono corrotti, altri li ho persi e li devo rieditare e allora ho detto a questo punto li rifaccio i giovani dentro, quindi dimenticatevi chi ha vinto, chi è riuscito a vedere la finale perché l'avevo caricata, dimenticatevi chi ha vinto, la rifaremo alla fine di questi tre gruppi che mancavano, rifaremo la rivincita dei giovani dentro e quindi ci sarà di nuovo da ridere, vediamo se andrà come già andata oppure se cambieranno completamente le sorti di queste persone. A zero di nuovo i punti, quindi ripartono di nuovo da zero come se lo facessimo per la prima volta, però in realtà loro erano i primi, questa volta saranno gli ultimi, perché appunto ci tenevo a far vedere pure loro, anche i nuovi che non hanno visto questa serie. E andiamo a parlare invece della categoria che ci sarà adesso e sono i plasticoni. Avete capito bene? Guardateli tutta la loro bellezza. Ovviamente i plasticoni non è che sono bellissimi, anche se i ragazzi sono belli, direi che sono belli. Le ragazze hanno qualche problemino con il lifting. Però appunto sono andati tutti quanti da dei chirurghi che non è che erano così bravi. Quindi magari qualcuno è riuscito a nascondere un po' i problemi che gli ha causato, oppure sono talmente fieri di come sono venuti che si sono abituati al loro aspetto e quindi si sentono dei fighi lo stesso. Però appunto sono dei plasticoni fatti male. E ovviamente dobbiamo vedere se sono tutto plastica e niente cervello, in poche parole. Vi dico già che mi hanno consigliato di non farle mangiare alle piante mucche, perché hanno detto qua ti schiattano le piante mucche, dagli fuoco piuttosto. Quindi vediamo come farli morire, perché qua le piante mucche ho paura che rischiano la vita, ma ve li vado subito a presentare. Iniziamo dalla prima coppia che mi ha creato Dada Sim. Lei ha un canale YouTube, trovate il link al suo canale sotto in descrizione e vi vado a presentare Ronnie e Tiffany. Allora, vederli così sono molto belli, non si vede molto la plastica, però si vede il naso, le labbra grosse, però comunque sono belli, eh. Ronnie poi è un bel maschione, ve lo dico, ve lo dico. Passiamo poi a loro due, che ve l'ha creati Giulia, la mia migliore amica. Lei non ha un canale YouTube, quindi non vi lascio niente in descrizione. E loro sono Fabio e Valeria. Pure Fabio ha i gommoni come labbra e il naso piccolo, piccolo, piccolo. Ma pure Valeria, Valeria, però, cioè, vedete, magari con il trucco le donne riescono a valorizzare anche queste imperfezioni che hanno. Poi, ovviamente, hanno tette e culo enormi, giustamente. Cioè, secondo voi non potevano non averli? Però, dai, non sono male, non sono male. Passiamo alla prossima coppia. Loro me l'ha creati.
La terza coppia me l'ha creati Lady Mint Channel, trovate il suo canale YouTube sotto in descrizione, ma comunque ho fatto altre collaborazioni appunto con lei. E loro sono Jacopo e Ludmilla. Ludmilla è una bellezza proprio a parte. No, vabbè, cioè questa sim si vede che ha avuto seri problemi di chirurgia plastica. Cioè, mi dispiace dirglielo, ma è così. Jacopo, a parte i canotti, è carino, dai. Passiamo alla quarta coppia. Loro l'ho fatti io, perché io devo sempre partecipare, ve l'ho detto, io devo sempre partecipare a queste cose, mi diverto troppo. E loro sono Giacomo e Stefania. Allora, adesso non, Giacomo sembra normale, a parte le sopracciglia super fini e questo naso finissimo e labbroni. Invece Stefania si vede che è super rifatta, cioè si vede. È rifatta pure malissimo, ve lo dico, mamma mia. Cioè, no comment, si commentano da soli. Ultima coppia, me l'ha fatti Tartol Tartol, trovate sul canale YouTube sotto in descrizione. E sono Federico e Camilla. Allora, Federico, poverino, ha avuto una disgrazia. Una disgrazia. Hanno sbagliato a fargli il lifting e l'hanno rovinato per tutta la vita con questa cicatrice in faccia. Infatti lui mi sa che non ci andrà più da un chirurgo plastico, mi sa, ma proprio mai più. E Camilla, cioè no, vabbè, Camilla parla da sola. No, vabbè, bellissimo, bellissimo, bellissimo. Ci sono alcuni sim che sono bellissimi e altri che sono bellissimi nella loro chirurgia plastica venuta male. No, vabbè, top, top, top. E quindi niente, questi sono i nostri protagonisti, i plasticoni, e nel corso delle puntate, saranno 5 puntate, vedremo appunto come supereranno le sfide, sia i maschi che le femmine, e anche poi vinceranno degli appuntamenti o dei punti negativi. Arrivati a 5 punti negativi finiranno nella pianta mucca, a meno che fanno qualcosa di grave che allora Cornelia decide di buttarli nella pianta mucca direttamente, senza passare dal via. Però se non fanno niente di grave, in teoria hanno queste 5 possibilità, cioè hanno 5 punti negativi, cioè devono sbagliare, devono perdere 5 volte prima di riuscire a morire. Vediamo un po' come se la caveranno loro, in quanti riusciranno ad arrivare a sposarsi. E niente, io vi lascio la puntata perché infatti vediamo nel primo episodio come se la sono cavati questi concorrenti. Buona fortuna! Spiegato prima, appunto, queste sono le tombe dei giovani dentro, però appunto adesso le vado a togliere, quindi ricominciamo da zero e poi alla fine di questi tre gruppi ritorneranno appunto i giovani dentro con la rivincita, quindi poi vedremo in totale quante tombe avremo. Ho paura, quindi andiamo a togliere queste e ricominciamo da capo. Ok, ed eccoci qui, è tutto pronto. Cornelia è pronta per continuare questa avventura che purtroppo è stata interrotta, ma noi ovviamente continueremo. Agli squali gli ho dato da mangiare. No, facciamo mangiare gli squali, ecco, pure le piante mucche. Vabbè, mentre io cibo le piante mucche, vi
Faccio una breve presentazione dei personaggi, cioè adesso stiamo appunto con le ragazze. Ok, e poi andremo a vedere che sfida devono fare. Allora, sì, scusami, fatti un poco più avanti, perché siete quattro? Dovesse essere cinque, in teoria. In pratica manca la mia, come al solito, cioè no, vabbè, pure questo è ritardatario proprio. Ok, allora iniziamo dalla signorina qua tutta gonfiata, con la faccia strana. Si chiama Stefania Ferrara ed è la mia, appunto, come vi ho detto prima. Poi abbiamo Valeria, Tiffany, Ludmilla e Camilla. Ok, non me le ricorderò mai i nomi, però vabbè, noi ci proviamo. Ok, allora, Cornelia sta andando a mangiare le sue amate piante mucche. Ah, vi faccio salutare le piante mucche, giustamente. Allora, c'è Mirta, Nessi, Corny, giustamente. Penelope, Carolina e Ludmilla. Eccola qua, è prontissima, non vede l'ora di iniziare. Guardate che sorriso smagliante. Ok, Cornelia, vai. Andiamo alla ruota e vediamo un po' a cosa si devono sfidare le ragazze. Ed eccoci alla ruota, vediamo un po'. Ho lasciato le stesse sfide dell'altra volta. Al massimo, se mi vengono in mente nuove sfide, le aggiungo, però non è detto che escono appunto con la ruota. Può anche essere che poi con i giudici che ci saranno in alcune puntate, loro sceglieranno delle sfide che non ci sono nella ruota. Quindi diciamo che lasciamo così, lasciamo scegliere a loro. Via! Ok, allora votare un bonsai non è che è una sfida molto difficile, però se tipo lo lasciano spoglio si prendono un bel punto negativo, quindi vediamo un po'. Ok, perfetto, visto sono tutte senza abilità, quindi sono tutte allo stesso livello, perché è così che deve essere. Non vogliamo avvantaggiare nessuno in questa sfida perché sennò Cornelia si arrabbia tantissimo perché lei vuole più morti che altro. Se non l'avevate ancora capito, però per i nuovi che non conoscono Cornelia Alberghini, con questa faccia proprio da Santerellina, lei vuole più morti che vivi. Poi vabbè, con questa nuova stagione che le è capitata tra Giovani Dentro, Plasticoni, chissà che altro arriverà, voi non avete idea. Lei è disperata, cioè da dove sono usciti questi? Da un film di Barbie. Ok, hanno finito, nessuno l'ha fatto completamente spoglio, quindi l'ha distrutto. Vediamo se esce per caso. No, non mi esce nemmeno eccellente queste cose qui. No. Ok, va bene, non esce la qualità dell'oggetto. Quindi diciamo che tutte e cinque hanno superato la sfida perché nessuna l'ha distrutto. Sono tutte molto belle. Quindi io direi che tutte hanno passato la sfida. Brave ragazze, guardate la soddisfazione di questa, di Ludmilla. Di Ludmilla. No, vabbè, sono tutte molto soddisfatte. Guarda, guardate questa. Come ti chiami tu, Stefania? Guardate Stefania. Lei pensa, oh, che bello, ce l'ho fatta. Sì, aspetta, la prossima sfida non sarà così semplice. Ed eccoci alla ruota, vediamo un po' che cosa uscirà come seconda sfida. Croce, bene. Questa è un po' più difficile. E questo è il campo di battaglia. Non credo che le ragazze siano molto ottimiste adesso perché si devono sedere su una balla di fieno, ci avete capito? No, vabbè, ho posizionato la scatola del punto croce qui. Quindi facciamo telaio grande per tutte e facciamo forme. Sì, fai forme. Vai, forme. No, bella. La balla di fieno ti devi sedere. Pure tu. Già, stanno scappando, ci stanno provando con l'sdraio, eh. Ok, allora questo è un po' più difficile perché comunque se si bucano troppo le dita si fermano ed è un punto negativo a prescindere anche se non lo terminano.
perché lo devono terminare per potersi prendere il punto positivo. E vi posso assicurare che il punto a croce è veramente tosto. Quindi non lo so, ho paura di fare una strage. Alla prima è andata bene, speriamo che la seconda non facciamo una strage. Stanno pungendo tutte quante le dita. Questa qui dietro, che devo ricordare, Valeria è molto ottimista, la vedo molto tranquilla. Ludmilla non si sta buttando tutte le dita che ha. Brave ragazzi, brave. Ancora nessuna si è arresa, eh? Sono toste queste, eh? Sono toste. Chissà i ragazzi in questa sfida come saranno. Tiffany si è fermata. Tiffany, ti sei fermata veramente? Tiffany si è fermata. Non l'ha finito. E si è fermata perché appunto si è bucato un dito. Quindi la cara Tiffany ti prende un bel punto negativo. Le altre quattro stanno continuando. Camilla, hai finito o ti sei arresa? No, forse l'ha finito. L'ha finito ed è scadente però. Stefania è normale. Ludmilla è scadente. E... Ah, oh mamma mia. Allora, un attimo. Allora, fermi tutti. Valeria l'ha finito. Anzi, no, Valeria non l'ha finito, quindi Valeria ti prende un punto negativo. Poi abbiamo detto Tiffany si è presa un punto negativo, Stefania l'ha finito e l'ha fatto normale, quindi lei è salva, ha un appuntamento. Ludmilla l'ha terminato mai scadente, quindi si prende un punto negativo. E Camilla l'ha terminato mai scadente, quindi pure lei punto negativo. Quindi abbiamo dato una marea di punti negativi. Cioè, ce l'hanno tutte, ce l'hanno in quattro un punto negativo a testa e Stefania ha un appuntamento. Dobbiamo scoprire con chi avrà questo appuntamento. Quindi andiamo dai maschietti e vediamo un po' loro come se la cavano con le sfide. Ed eccoci qui con i nostri plasticoni. Appunto, adesso ve li vado a presentare. Allora, abbiamo Fabio, Jacopo, Giacomo, Federico e Ronny. Quindi loro sono pronti, almeno così sembra dalle loro facce. Vediamoli un po' in faccia. Guardate questo come si è conciato. Questo ha quanto, forse ha il naso un poco piccolo. Questo poverino ha avuto un problemino sotto i ferri e lui si è pompato un po' troppo, però lui è abbastanza figo. Guardate come guarda gli altri, così dice. E voi credete di vincere? Non vincerete mai. Io sono il migliore. Ok, va bene. Come dici tu? Va bene, come dici tu? Allora, io direi di andare a vedere subito che sfida devono fare i maschietti qua sotto la supervisione di Agnes, che non vede l'ora di fare un'altra strage come ha fatto appunto con i giovani dentro. Però speriamo che nel secondo round non finiscano appunto male, malissimo, come sono già finiti, però non è detto, non è detto, lo vedremo più avanti. Andiamo alla ruota ed eccoci alla ruota dei maschi, vediamo un po' che sfida uscirà per loro. Via! A scacchi, perfetto, perfetto. Ecco qui, ho posizionato i tavolini scacchistici. Ho deciso di usare quelli là nuovi della nuova espansione perché sono troppo carini, pure le sedie nuove. Allora, siccome lo sapete, no, sono quattro i posti ai tavolini scacchistici, praticamente che cosa farà l'ultimo sfortunato? Dovrà battere il primo vincitore, quindi quello che vincerà per primo, appunto. Oppure tutte e due, non lo so, dipende da Agnes cosa decide. Però intanto adesso iniziamo a farne sfidare quattro e vediamo un po' chi far sfidare. Agnes, decidi un po' tu chi facciamo sfidare, ma... Allora, a me piace sto Fabio. Con sto scemo. Che cos'è questo? Flirta con Agnes. No, vabbè, cioè non ci provare proprio, quella ti spara. Facciamo sfidare Ronny contro sto poveretto che si chiama Federico. Ok, e tu dovrai sfidare il primo che vincerà.
Non glieli faccio sfidare tutti e due i vincitori, come è successo nella scorsa, cioè con i giovani dentro, perché comunque è la prima puntata, quindi andiamo più tranquilli, più easy, cioè non li mettiamo già sotto pressione, poverini che già sono super agitati. Vai, gioca con Jacopo e tu, Ronny, gioca con Federico. Vai, vediamo un po' chi vincerà questa sfida. Sempre sfide di intelligenza, sceglie Agnes qua. Ah, capito che questi non sono intelligenti. Quello ha imparato, l'ho visto! Ha perso. Come ti chiami? Jacopo ha perso e ha vinto Fabio. Ok, Fabio sfiderai Giacomo. No, mi sono persa. Chi ha vinto tra i due? Un attimo. Ok, ha vinto Federico, ok. Allora, quindi, no, vabbè, dobbiamo vedere alla fine. Però per il momento hanno vinto Federico. Allora, Federico è sicuro che hai vinto. Vieni qua. Tu invece hai perso. Quindi punto negativo, e vediamo tra loro due chi vincerà, e quindi allora, tra Fabio e Giacomo, vediamo tra loro due chi si prenderà il punto negativo. Quindi vai contro Giacomo, che appunto lui in teoria ha già giocato, quindi ha aumentato un po' con l'abilità, quindi è già leggermente avvantaggiato rispetto all'altro, però può anche perdere, non è detto. Allora, intanto abbiamo detto Ronny e Jacopo si sono presi un punto negativo perché hanno perso la partita. Non sta barando questa volta, si sta comportando lealmente. Guarda come lo guarda però. Ha perso? Ok, dai, Fabio ti sei guadagnato la vittoria e quindi un appuntamento. Sì, glielo diamo a lui l'appuntamento perché appunto ha dovuto fare due sfide e l'ha vinte tutte e due, quindi se l'è guadagnato l'appuntamento. Dai, dobbiamo essere leali e giusti. Ok, e invece Giacomo ti sei preso un punto negativo. Però appunto, oppure Federico ha vinto la sfida, ovviamente, non ce lo dimentichiamo. Quindi può essere che se vince la seconda sfida, pure si prende pure lui un appuntamento. Con chi? Non lo so. Intanto Fabio si è guadagnato un appuntamento con Stefania. Quindi abbiamo la nostra prima coppia. Ed eccoci di nuovo alla ruota, vediamo un po' in cosa si dovranno sfidare i nostri plasticoni. Creare una candela. Ok, i simini qua, i signor plasticoni qua sono stati posizionati davanti alle loro postazioni delle candele. Hanno tutti quanti già la cera e un colore, e quindi io ho già dato il via, cioè gli ho già dato l'ordine, quindi vediamo un po' come se la caveranno in questa sfida. Ricordiamoci che Federico, se vince, si prende un appuntamento perché comunque ha vinto due sfide. Se no, se non la vince, niente appuntamento. Sarà più fortunato la prossima volta. No, vabbè, come mi diverto a vederli soffrire. Pure Agnes, guardatela là dietro come si diverte. Ma perché sto gallo canta? Sono le 5 del pomeriggio, ubriacone. Niente, abbiamo il gallo ubriaco. No, vabbè, sono ridicoli. Oddio, brucia la mia povera manino, ho appena fatto la manicure. Ma perché voi non sapevate che stavate venendo o ti sposi o muori. Ok, allora, il caro Fabio, facci vedere. Eccezionale, eccezionale. Allora, Fabio, cioè Federico, scusami. Se non l'hai fatta eccezionale, il secondo appuntamento se lo prende Fabio, te lo dico. Jacopo, normale. Giacomo, normale. Federico, normale. E Ronny, eccezionale. Bravo Ronny. Allora, nessuno me l'ha fatto scadente, quindi nessuno si prende punti negativi. E a sto punto, siccome Ronny pure me l'ha fatta eccezionale e Fabio già ce l'ha un appuntamento,
Io direi di dargliela a Ronny, dai, siamo più buona questa volta. Quindi Ronny, hai un punto negativo, ma ti prendi anche un appuntamento. Con chi? Non lo so, lo scopriremo nella prossima puntata perché appunto le ragazze di là non sono state così brave come voi. Quindi ok, perfetto, abbiamo già due appuntamenti, speriamo di riuscire a realizzarli prima del matrimonio oppure faremo una strage come l'altra volta, non lo so, lo scopriremo, lo scopriremo. Anche se è arrabbiatissimo, devo dare altri punti negativi. Mi dice, ma perché questi maledetti sono riusciti a fare le candele? Dai, Agnes, ci rifacciamo nella prossima puntata. Su, non fare così, non fare questa faccia. Ok, con questo è tutto. Spero che il video vi sia piaciuto. Noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti!